Allora Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Oggi non voglio svelare chi è, però gustiamocelo. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un grande, grande personaggio che ci ha fatto sorridere e continua a farci sorridere. È un attore, comico, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Il 15 febbraio del 1898 nasceva Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio, in arte Totò. La relazione dei suoi genitori era clandestina, mamma Anna Clemente e papà Giuseppe De Curtis, il quale per tenere segreto il legame inizialmente non lo riconobbe, così da risultare per l'anagrafe Antonio Clemente, figlio di Anna Clemente e di NN. All'inizio degli anni 20 però il papà di Totò lo riconobbe e così mise a posto tutta la sua famiglia e sposò la sua mamma. Riunita la famiglia si trasferirono a Roma e Totò, con la disapprovazione totale dei genitori, fu scritturato come straordinario, cioè un elemento da utilizzare occasionalmente e senza nessun compenso. Si affacciò così alla commedia dell'arte e ottenne un apprezzamento dal pubblico interpretando sul palco l'antagonista di Pulcinella. Tuttavia il giovane Totò si sacrificava molto per arrivare in teatro, dal momento che non aveva i soldi neanche per il biglietto del tram. Appena sentitosi pronto, decise di tentare al teatro Ambra Iovinelli, che al tempo era la massima rappresentazione dello spettacolo di varietà, dove erano passati artisti come Ettore Petrolini, Raffaele Viviani, Armando Gil e tantissimi altri. Emotivamente teso, si presentò al titolare del teatro, Giuseppe Iovinelli, un uomo rude, conosciuto e rispettato per il suo passato con un piccolo boss della malavita locale. Il breve colloquio andò inaspettatamente bene e Totò, con sua gioia e incredulità, venne preso. Esordì con tre macchiette di De Marco, che ebbero un ottimo successo di pubblico. Il comico Totò firmò un contratto molto lungo con il titolare dell'Ambra Iovinelli, che lo usò spesso in varie parti dello spettacolo e organizzò anche addirittura un finto match tra lui e il pugile Oddo Ferretti. Sempre nel 1930, anno dell'avvento del sonoro in Italia, Stefano Pittalunga era alla ricerca di nuovi volti da portare sul grande schermo. Le doti comiche di Totò non gli sfuggirono e, dato che era in procinto di produrre un film, Il ladro disgraziato, gli fece fare un provino. La sua vita privata però non scorreva bene come quella teatrale. Franca Faldini, in seguito a un parto drammatico, diede alla luce il figlio di Totò, Massenzio. Il bambino nato di 8 mesi morì dopo alcune ore. Superato il dolore della perdita del figlio, al quale reagì malissimo, rinchiudendosi in casa per settimane, fece ritorno sul set nel 1956 interpretando a catena 4 film di Camillo Mastrocinque, che raggiunse il punto più alto del suo sodalizio con l'attore dirigendolo in Totò, Peppino la Malafemmina, La Banda degli Onesti, interpretato insieme a Peppino e Giacomo Furia.
Ecco una mitica frase, ma mi faccio il piacere, anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!